venuti a festeggiare i nostri due primari che abbiamo lì, che hanno fatto di tutto per salvare due persone in coro. E questo ci fa onore a tutti e tutti noi per la preparazione avuta. Un grande applauso ha accolto i collaboratori di Ali che nei mesi scorsi hanno salvato la vita a due clienti colti da arresto cardiaco. Un malore che avrebbe avuto un risvolto fatale in entrambi i casi, ma che grazie all'intervento immediato del personale preparato all'utilizzo del defibrillatore ha permesso a queste due persone di continuare a vivere. Questa mattina con una cerimonia il presidente e fondatore di Ali, Francesco Canella, ha consegnato le onorificenze. Un sincero grazie ai miei collaboratori con questo gesto che hanno portato alla massima espressione i nostri valori e il nostro impegno quotidiano, che è quello di migliorare la vita alle persone. Ha esordito così Francesco Canella consegnando le lettere di encomio ai suoi cinque collaboratori. Sono Alberto Toniolo, Andrea Giusto, Pastor Marco, Lorenzo Spizzottin e Gianluca Toffolo. Premiati anche l'assistente capo della Polizia di Padova, Diego De Santis, e l'addetto alla sicurezza di Treviso, Alessandro Delle Cave. Gli episodi sono avvenuti rispettivamente il 5 gennaio a Selvazzano in provincia di Padova e il 27 gennaio a Treviso. È successo che un cliente si è sentito male all'improvviso, dopo essere stato chiamato urgentemente da una mia collega, mi sono recato appunto dal cliente, ho visto che la situazione era già abbastanza seria, ho chiamato immediatamente il 118. Il 118, dopo avermi chiesto se il cliente era cosciente e se respirava, e alla mia risposta negativa, l'operatore mi ha detto di iniziare subito il massaggio cardiaco. Ho iniziato il massaggio cardiaco, nel mentre sono arrivati altri due miei colleghi e un altro cliente che si è offerto a darci una mano, che dopo abbiamo scoperto di essere un poliziotto, e abbiamo usato il defibrillatore e aspettato i soccorsi. È stato sicuramente un lavoro di squadra. Quanto ci hanno comunicato anche i medici, insomma, se non facevamo quello che è stato fatto prima dei soccorsi, prima dell'arrivo dei soccorsi, sicuramente le cose erano diverse. Era un venerdì, verso mezzogiorno e mezzo, un signore porta il carrello nella bussola e si sente male. Subito l'ha detto la sicurezza, si è accorto perché era lì fuori, lo ha preso e lo ha cacciato al suolo. Il mio collega Gianluca lo ha subito soccorso, ha iniziato a fare il massaggio cardiaco. Io ho chiamato il 118, dopo mi sono affiancato a Gianluca e abbiamo capito subito che era in arresto cardiaco, abbiamo usato il defibrillatore e insomma, dopo la seconda scarica il signore è tornato in conoscenza. Ecco. Senza il corso per l'utilizzo del defibrillatore non si può utilizzare, quindi per legge, quindi quello è essenziale. Poi per noi la difficoltà è che avendo tanti collaboratori dobbiamo fare il corso a tanti collaboratori perché poi hanno i turni e quindi noi oggi abbiamo formato circa 450 persone che quindi garantiamo la presenza sempre di qualcuno che abbia fatto il corso e quindi possa utilizzare il defibrillatore in tutto l'arco della giornata. Oltre a quello noi ovviamente facciamo anche i corsi per il primo soccorso perché anche quello è estremamente importante. Il primo soccorso è una cultura, no? Che la cultura della formazione per il primo soccorso insieme al diciamo, sangue freddo, a prendere la decisione giusta in pochissimi attimi, ci ha dato in questo caso la possibilità di salvare due persone, quindi direi che è molto importante.